Allora, secondo me serve continuare come stiamo lavorando adesso, perché abbiamo fatto due grandi prestazioni e poi ci manca sempre, diciamo, la ciliegina sulla torta, cioè il gol che ci permette di avere i 3 punti. Quindi dobbiamo continuare a lavorare in allenamento perché lavoriamo tanto dal punto di vista offensivo e dobbiamo continuare. Se continuiamo a fare queste prestazioni, secondo me il gol arriverà. Io, cioè, sicuramente non ho molta esperienza, soprattutto perché ho solo un anno per professionisti in questo campionato, però questo campionato, cioè, da questo campionato qui ho sempre capito che ogni partita è a sé, l'ultimo può vincere con la prima, e quindi è normale che ci sia solo una squadra a punteggio pieno. Perché le partite non c'è mai una favorita, cioè ci sono le favorite, ma non è mai ovvio che una squadra vince contro un'altra, soprattutto in questo campionato qua, e l'abbiamo dimostrato anche noi, che magari partivamo un po' sfavorite rispetto a Siena o a Entella, ma comunque ce la siamo giocati e fino all'ultimo, anzi col Siena potevamo vincere. E il fatto del Teramo, il primo obiettivo è quello di salvarci, poi dopo se giochiamo bene e ci meritiamo di più, ovviamente lo prendiamo. Ecco. Se hai ripensato all'occasione avuta sul finire di gara che poteva dare la vittoria al Teramo. Ah, ci ho pensato questi 2 giorni molto, infatti l'ho rivista anche tante volte, l'ho rivista per capire come potevo impattare meglio la palla, ma sono arrivato forte e non ho capito bene se andarci di testa oppure di piede, cioè la palla era proprio in mezzo e non sono riuscito a metterla dentro. È anche una mia caratteristica, comunque mi piace inserirmi in area. Però il mister in allenamento e durante le riunioni che facciamo di video prima degli allenamenti ci dice sempre che l'inserimento delle mentali è importantissimo perché riempie l'aria e comunque sono inserimenti che arrivano da dietro e quindi hai più spinta e più corsa per arrivare, hai più spinta per impattare la palla e arrivi da lontano, quindi i difensori non ti stanno proprio marcando e quindi ti devono seguire i centrocampisti e questo spesso non viene fatto dai centrocampisti avversari. Quindi oltre ad essere nelle mie caratteristiche, comunque anche il mister, ci lavoriamo tanto col mister in allenamento. Ho sempre giocato, da quando gioco in settore giovanile ho iniziato da mediano, però gli ultimi 2 anni in settore giovanile ho sempre fatto mezzala. E anche l'anno scorso, che è stato il mio primo anno tra professionisti, sempre mezzala ho giocato. Cioè, anch'io mi trovo meglio da mezzala, ecco.